Ciao a tutti da Massimo e benvenuti a questo nuovo appuntamento di I Love Italo Disco. Con noi in questa puntata speciale abbiamo una delle regine dell'Eurobeat, ragazzi, signore e signori, Alessandra Gatti. Ciao Alessandra! Ciao Massimo, ciao a tutti. Grande Alessandra, intanto grazie di aver accettato il mio invito. E Grazie. grazie a Cristiana che ci ha fatto da ponte. Esatto, la super cookie, La lei super è cookie. sempre lo zampino. Lo vedi dappertutto lì, eh? Bene, Alessandro, dai, iniziamo questa chiacchierata così informale tra di noi. Torniamo un po' indietro nel tempo. Raccontaci un attimino chi sei e come sei entrata nel mondo musicale. Allora, io sono un po'. Allora, ho iniziato nel mondo. Allora, il mondo della musica è nato con me. Diciamo che io ho sempre avuto la passione della musica. A casa mia ascoltavano tutti musica. Ho ascoltato di tutto, un fratello più grande di me, di 6 anni, per cui ascoltavo la disco music degli anni 70, e mio padre un appassionato di musica classica e jazz, e mia madre della pop italiana dei tempi, per cui Fred Bongusto, Mina, tutte queste cose. E poi, siccome ero intonata, la bambinella è stata portata dal prete di paese che organizzava tutti gli anni tipo dei recital bellissimi, i quali ho un ricordo veramente eccezionale, bellissimo. Faceva questi recital bellissimi, tutti cantati, cioè tipo l'aggiungi il posto a tavola, ricreava, diciamo, queste cose. Per cui negli anni sono diventata un po' la voce solista insieme a un altro ragazzo molto intonato, sempre del mio paese, che è un paesino della provincia di Mantova. Per cui niente, la mia carriera è iniziata poi in chiesa. Cantavo proprio le canzoni Certo. a Gesù niente, è stata una bellissima esperienza, perché quando ci penso mi commuovo un pochettino, perché poi è stato l'inizio di tutto, diciamo. Però Immagino. ero molto vergognosa, eh? Sì, eh? Sì, proprio avevo il microfono e cantavo così. Ho le A testa bassa. padre, i miei a casa hanno le fotografie, e in tutte le foto io ero così. Non guardavo in faccia a nessuno perché mi vergognavo come un cane proprio. E l'ho persa molto tardi questa brutta cosa, perché poi insomma quando uno fa un po' l'artista, quando so, nel mondo dello spettacolo devi essere anche un po' spudorato, no? Devi fare. Certo. E qual è stato, diciamo, il passaggio poi per poi arrivare al mondo discografico? Allora, sono arrivata al mondo discografico attraverso Giancarlo, alias Dave Rogers. Lui aveva un gruppo musicale, e in questo gruppo facevano parte 3 persone del mio paese. E per cui loro facevano questi concerti al paesello, e io ancora piccola, visto che al paesello c'erano concerti solo, insomma, abbastanza, insomma, non importanti, non arrivava, ecco, il Fred Bongusto della situazione, Mina o Gianni Morandi, però davano l'opportunità di far concerti a questi gruppetti, no? Che si formavano nel Mantovano, ma che arrivavano anche dal Reggiano, perché poi Mantova confina con Certo. Reggio, no? Così. E Giancarlo era la voce solista di questo gruppo, che erano gli Aleph. E io, diciamo, ho perso la testa per questo ragazzo, ma perché era cantante, cioè faceva il Ti sei cantante, innamorata no? E subito? mi sono innamorata subito, poi a me piaceva tantissimo, mi piacevano le loro canzoni, no? Così. Ma io ero una bambina, cioè, diciamo, per me era un mito, ecco, innamorata nel senso che per me era il mio mito, no? Era un cantante che cantava bene, poi si muoveva bene sul palco, molto da professionista, così.
E per cui attraverso gli amici che suonavano con lui ho iniziato a cantare, perché loro facevano produzioni proprie, cioè facevano molte cover di Bowie, dei Genesis, però facevano anche canzoni loro, no? Adesso aspetta, ti faccio vedere. Ah, c'è No, qualcosina, eh? un pezzo che era famosissimo, erano andati anche a Disco Rin con questo, che era In Your Eyes. In Your Eyes è stato il primo disco che è uscito, non so, scusate se si vede bene, il primo disco di Aleph che è uscito, sono stati a Disco Ring, è stata una cosa veramente un successo, un successone. Allora, non mi ricordo più, era prodotto da un discografico di Mantova e l'executive producer era Alfredo Miti, uditi e Ah. udite. Alfredo Miti e poi non so da chi fosse distribuito, però penso sia finito come tante cose dei tempi nelle mani del buon Lombardoni, zio Bomba, che chiamavamo. Mi immagino. Per cui niente, lui poi faceva altri pezzi e io facevo i cori. Però la cosa divertente era che siccome mi vergognavo come un cane, Ah, a testa bassa anche lì. no, a testa bassa, mi facevo spegnere le luci, per cui mi imparavo a memoria i testi delle canzoni e i punti in cui dovevo fare i cori. E per cui spegneva le luci, perché con le luci spente io riuscivo a cantare e riuscivo a fare quello che mi dicevano di fare. Con la luce accesa per me era un blocco, Si cioè io bloccavi, mi insomma. vergognavo proprio veramente tantissimo, proprio mi veniva da piangere, poi mi vergognavo perché loro erano più grandi di me, per cui mi vergognavo perché dicevo chissà cosa pensano, poi magari non mi chiamano più, invece insomma era il mio sogno, no? Quello di diventare una cantante, per cui ho detto vabbè, inizio, no? Con i primi passi con queste cose. E all'inizio facevo solo cori e per provini che Giancarlo dava a Mauro Farina, no, a Giacomo Maiali, Maio, Maia, scusa, a Violino. Giacomo Maiolini. Che lavorava ai tempi con Saifan, per cui Mauro Farina. Uno di questi pezzi è Fire on the Moon, che adesso te lo tiro fuori. Aspetta, 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 me li ero tutti preparati, poi dopo ho fatto un disastro, mi sono caduti Non l'hai messo in ordine, sono caduti per eh? terra. Oh, dai, eh? Ah, eccolo qua. Questo è Fire on the Moon. Ed è, vediamo se si vede bene, ecco, Fire on the Moon, il secondo degli Aleph, perché prima era il primo, è stato Fly to Me, però io vi faccio vedere questo perché in questo io ho fatto il mio primo coro, che era una cosa terribile, però a tutti i costi Giancarlo voleva che io facessi questa cosa e per cui io sono andata in trasferta a Lugagnano a fare questo coro. Per Fire on the Moon, che poi non era un coro, ma era l'intro della canzone dove io dovevo dire Don't be shy, it's a moon fire. Ecco, Mi e ricordo, questo disco ce l'ho, abbiamo. eh. Sì. Ce l'ho Allora, in garage, sì. io non sapevo l'inglese, e a casa, tra virgolette, di Mauro Farina in studio, cioè lui Farina poi era già un navigato, era già uno molto famoso che faceva radiorama, faceva delle cose importanti, non era come nello studio del paesello di Quistello dove c'erano ormai quelle 4-5 persone che conoscevo, per cui non cantavo più al buio ma in penombra, per cui avevo recuperato un po'. Ma per fare Don't Be Shy, It's a Moonfire, ci abbiamo messo un'ora e mezza. Ad un certo punto Mauro Farina si è alzato, ha tirato i pugni sul mixer e con Giancarlo gli ha detto:
Ma senti, in dialetto veneto, ma proprio questa qua dovevi portarti dietro, che per fare una frase siamo qui da un'ora. Veramente. Io ero, aveva ragione, ma scusa, un'ora non mi venivano le parole. Poi non riuscivo ad andare a tempo, perché lui mi diceva, ok, adesso fallo, hanno tentato di tutto. Poi a un certo punto Mauro mi ha detto, senti, sai cosa facciamo? Io ti lascio andare il nastro, c'erano ancora il 24 piste. Con sotto niente, tu quando sei pronta, di quello che ti ho detto di dire. Che oltretutto non leggevo nemmeno l'inglese, per cui ho dovuto scrivermi come si pronunciava in inglese, cioè proprio Sì, a testo. una cosa, e penso che Farina, cioè dopo io non sono più andata per diversi anni, perché penso che Farina con Giancarlo gli abbia detto, senti, sai cosa c'è? La prossima volta lascia stare, anche perché lui era abituato con, cioè, ragazze come professioniste, come la Clara Moroni, come la Elena Ferretti, cioè gente che entrava e in mezz'ora ti cantava due pezzi dance, compresi di coro, di background vocal, no? E per cui arrivavo io dalla campagna che avevo vergogna, ho chiesto di spegnere le luci, non parlavo perché mi vergognavo e mi veniva da piangere. E io per fare Don't be shy, pensa, mi ricordo ancora, perché a un certo punto Farina si è alzato e mi ha detto Don't be shy, devi dire Don't be shy, che vuol dire non aver paura, fallo. E questo è stato il mio primo exploit. Dopo per anni non mi hanno più fatto cantare, cioè, io facevo i provini. No, veloci, magari a Giancarlo venivano, Giancarlo insieme a Luigi Raimondi, perché erano loro due poi che facevano i pezzi per Giacomo, e magari diversi pezzi venivano per voci da donna, no? Con tonalità diverse, per cui io facevo il provino brutto, capito? E lui faceva ascoltare a Maiolini e Maiolini diceva, bella la melodia, la facciamo cantare, che ne so, a Clara piuttosto che a Elena, piuttosto che a altre ragazze che lui aveva tutte bravissime, perché erano tutte delle schegge bravissime, delle grandi professioniste. E io insomma avevo un po', mi dispiaceva, no, di questa cosa e mi ricordo che più di una volta Clara venne in studio al paesello, Quistello, dove avevamo lo studiolo, a cantare e io ero in estasi. Cioè io quando mi mettevo lì, che l'ascoltavo, che in 5 secondi mi faceva quello che gli dicevano di fare, perché lei arrivava, ma il pezzo non lo sapeva, mica glielo mandavano prima, non c'erano, poi se Cioè, c'era era la un'improvvisazione, scheda, ma la possiamo cassetta c'era da dire. portare, per cui lei arrivava, ascoltava la melodia con la tastiera che gli facevano sentire, lei in 10 minuti imparava la melodia, andava di là, si metteva le cuffie, in mezz'ora cantava il pezzo. E te rimanevi estasiata ad ascoltarla. Estasiata, a parte bravissima, io ero estasiata e per me è stato un po' sempre il mio mito, no? Nel senso, non l'ho mai raggiunta perché raggiungere Clara o Elena Ferretti veramente. E poi il mio problema è che ho sempre avuto questa voce un po' bassa, non adatta per la Eurobeat, per la dance, diciamo, che è arrivata dopo quella seria, per cui l'Eurobeat, quella che io ho iniziato a fare, la Eurobeat per il Giappone. Non ho fatto a tempo a fare la dance anni 80 che facevano gli Aleph o generi tipo Radiorama, ecco. Forse con Fever, se non ricordo male, forse andava a Fever a 128, no, forse 128 bit, o forse anche qualcosa meno, però Era era abbastanza proprio. alto, eh. Ecco, e apro e chiudo una parentesi, per cantare questa canzone ci abbiamo messo 7 giorni, E perché questo ovviamente sarebbe il primo pezzo proprio tuo. pezzo iniziato e finito con tutti i cori. Cioè, 7 giorni? 7 giorni ci abbiamo messo, io avevo una vergogna anche qui bestiale, È cioè stato un parto. un parto. Dopodiché, quando ho capito che
cominciavano a tenermi un po' da parte, no? Perché quando poi Giancarlo portava i provini a Giacomo, io andavo sempre con lui, ovviamente. Giancarlo era molto più grande di me, vabbè, molto, insomma, 10 anni più di me, per cui io andavo con lui e lui gli faceva ascoltare queste canzoni. Mi ricordo che ci trovavamo all'uscita dell'autostrada. E lui diceva, va bene, questo va bene, questo va bene, lo facciamo cantare a Elena Ferretti piuttosto che a Clara Moroni. E poi ogni tanto si voltava con me e mi diceva, ehi, guarda che non ce l'ho con te, è che la tua voce non va bene, è un po' troppo grossa. Per cui era stato anche carino lui. È un po' troppo grossa e non va bene per il mercato giapponese, per la dance. Devi fare la vocina un po' più piccola, hai capito? Però io non ce l'ho con te. Io, no, no, non si preoccupi, no, davo del lei, no, a Giacomo, per cui... E così, niente. Ma come ti sentivi in questi momenti, quando guarda, dicevano queste cose? Facevo quella che aveva molta classe, poi dopo magari piangevo, ci rimanevo male, insomma, ero comunque una ragazzina, no? E non avevo la forza della Cookie, perché la Cookie non guarda in faccia a nessuno. La Cookie veramente la numero uno. Infatti ogni tanto le dico, dovevamo conoscerci prima che almeno mi insegnavi un pochettino a stare al mondo, invece arrivavo proprio veramente, ero a dei livelli proprio tristissimi, diciamo. E no, però sentivo bene, però poi la cosa è andata, insomma, poi la cosa è andata. E ti dirò che mi piace però ricordare da dove sono partita, che mi sembrava, perché poi a un certo punto vedevo che le cose non andavano avanti, e per cui mi sono sempre detta, ma io non farò mai, no, quello che vorrei fare, per cui cantare, imparare a cantare come la Clara, no? Come, sai, avevo un po' dei miti così. Mentre invece poi ho trovato la mia strada e non è stato semplice, eh? Ho dovuto cambiare il mio modo di cantare, ho dovuto cambiare un po' me stessa, infatti prima ti dicevo sono un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde, forse quello mi ha aiutato molto, ho dovuto sdoppiarmi, diciamo, per cui fare una sorta di, ma non per ingannare le persone, ma per fare in modo di arrivare al mio obiettivo, che era quello comunque poi di cantare e di avere successo, insomma, no? Tutti sperano nella vita di fare qualcosa che piace e di aver successo. Ecco, dopo però non ero mai contenta, perché poi dopo, quando ho avuto successo con la Eurobeat, ho detto vabbè, però io voglio cantare il jazz, voglio cantare Mina, voglio cantare, fare l'italiano, voglio fare... dopo insomma, non si è mai contenti, però insomma vabbè, dopo mi sono messa calma e dopo ti spiego il perché. Comunque poi, ecco, io so che nel 1990 sei stata cofondatrice di un'etichetta che è ABC. ABC, esatto, insieme al nostro Alberto Contini, numero uno, il nostro mito, quello che poi è diventato il nostro editore. Però se vi fa piacere vi spiego com'è nata questa cosa, perché... Sì, certo. A volte si dice che le persone, cioè uno ha successo perché ci mette impegno, ma anche perché ci sono quei momenti in cui incontri le persone giuste al momento giusto. Devo dire che poi non mi è più capitato, però questa è stata veramente un colpo di fortuna grande. E allora, apro e chiudo una parentesi, Giancarlo faceva il rappresentante di Elettrodomestici, adesso si incazzerà come una bestia perché racconto questa cosa, però magari gli fa piacere, lui era molto bravo, bravo commerciante. E... Poi un giorno non mi ricordo come si chiama, la sorella di Lombardoni, che flash, ti ricordi tu come si chiama? Non mi ricordo. La sorella di Lombardoni, che lavorava con Lombardoni, adesso lavora ancora con Giacomo Maiolini. L'Anna, scusa, Anna, scusami se mi vedi, scusami, proprio un flash da vecchia, no? Un po' d'Alzheimer. E l'Anna Lombardoni chiama Giancarlo e gli dice, perché Giancarlo faceva a tempo perso questa musica, la portava a Lombardoni, Lombardoni gli dava dei soldi, e gli diceva, vabbè, ti do dei soldi, però poi vai. Cioè, perché loro, non so se dopo
vuoi tenere, però una volta tanti facevano così con gli artisti, per cui gli davano i soldi, compravano la cassetta, compravano il master dove veniva fatto il pezzo e poi non facevano firmare, hai capito, la SIAE, queste cose, perché nessuno sapeva che i soldi poi sarebbero, cioè gli introiti arrivavano poi dalla SIAE, dalle vendite, eccetera, eccetera. E c'era più la voglia di far successo, di andare sul palco, di scorrere, fare queste cose. Vero. E l'Anna un giorno lo chiama e gli dice: guarda, c'è, ci hanno chiesto, era un'etichetta, una delle prime etichette che faceva dance high energy o Eurobeat in Giappone, la King forse Record, che forse adesso non c'è più, mi sembra la King. E dice, hanno sentito delle cose e vorrebbero organizzare un tour in Giappone e vorrebbero anche te, no? Con, forse era andato con Fly to Me, Fire on the Moon, quei pezzi degli Aleph. E è un tour molto importante, ci sarà Mandy Smith, non mi ricordo, insomma, c'erano degli artisti di fama anche internazionale. Sì. E lui dice, vabbè, ma in Giappone, dice, ma con cosa ci andiamo? Perché l'Anna gli ha detto, ci andiamo con l'aereo. No, 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 gli ha detto lui, guarda, io in aereo non ci vado, non l'ho mai preso, ho paura, non me la sento. E lei gli ha detto, guarda che ti pagano bene. Lui dice, vabbè, ma quanto mi pagano? Ti pagano tot. Allora vengo. Per cui partono, oltretutto il suo primo viaggio per andare in Giappone, per economizzare sul volo, gli fanno fare 10 scali. Sto esagerando, 10 no, ma 4 scali, per cui lui gli è passata poi, no, la paura del volo. Tipo aveva fatto, mi ricordo, Milano Anchorage, sì, Anchorage, certo. Forse si erano fermati non so dove, in Russia, e poi dalla Russia sono arrivati in Giappone. Fa questo tour bellissimo, lui viene a casa che è entusiasta, mi ricordo era stato via 15-20 giorni, ritorna entusiasta con il suo, lo pagano anche, cioè non gli sembrava vero, no, questa cosa, e quando ritorna decide così di punto in bianco di non far più il rappresentante di elettrodomestici e dice io ci voglio provare nella mia vita, cioè la mia vita è la musica, io ci voglio provare. Poi una persona, un gran lavoratore, cioè nel senso che non è che diceva aspetto che mi arrivi l'ispirazione e poi faccio, per cui lui sapeva, aveva un po' capito come funzionava. Lui ha fatto 6 mesi a mangiare tosta la mattina, cioè a pranzo, e tosta la sera. Guarda, non ti sto dicendo delle stupidaggini perché io ero sempre lì e non è più successo nulla. Se non che un giorno, dopo 6 mesi, arriva Marcello Van den Belt, Marcello... un ragazzo olandese innamorato della Italo Disco, uh-huh, e gli propone un tour in Olanda. Anche lui si ringalluzzisce e dice beh vabbè, insomma, ok, magari non torno in Giappone, però magari con l'Olanda o con i paesi nordici riesco a portare avanti il discorso, la mia musica e tutto. E fa questo tour in Olanda, torna dall'Olanda e fa altri 6 mesi a Tost, pranzo e cena, senza prendere più una lira, giusto? Senza più che lo chiamassero, per cui sì, faceva qualche pezzo, però non è che poteva, lo vendeva a Lombardoni attraverso Maiolini, ma non è che avesse, capito, l'opportunità poi anche di mantenersi, insomma, di vivere. Certo. Anche lui dice, vabbè, sai cosa c'è, io quasi quasi ritorno a fare il rappresentante di elettrodomestici e la musica la tengo come hobby. Però lui c'è da dire che ci ha provato, ha fatto un anno dove ha stretto la cinghia, è stato bravissimo, però si vede che non era il momento giusto. Nel frattempo arrivano a Milano questi 3 giapponesi, uno era il signor Tom Yoda, che in pensione ha sempre lavorato per la Samsung, se non
ricordo male, si occupava di marketing, ai tempi il marketing, insomma, voglio dire, forse c'era là da loro, no? In Asia, ma da noi forse c'era, ma non se ne parlava così tanto come adesso. Un ragazzo, figlio di un amico del signor Yoda, che si era appena laureato in una sorta di laurea tipo la nostra economia e commercio, con la passione per la musica, e un DJ. C'era questo trio che girava da un mese per l'Italia e faceva il giro di tutte le major. E chi parlava era Tom Yoda, che era la persona più anziana, e che diceva: lui aveva un foglio con la sua biro e raccontava a tutti: noi adesso non siamo nessuno. Fra 2 anni diventeremo dei distributori di musica in Giappone. Fra 4 anni diventeremo i quarti più importanti distributori di musica in Giappone. Nel 2000 saremo quotati in borsa. E tutti, cioè, immagini in Italia, no? Vedono sti tre. In Italia li ascoltavano e poi gli dicevano: va bene, ne riparleremo, ci sentiamo. Hanno fatto il giro di tutte le major, compresa Lombardoni. L'ultima che loro hanno fatto è stata Lombardoni, che, apro e chiudo una parentesi, lui era uno che comprava tutto Lombardoni, per cui arrivava Pinco Pallo, se gli piaceva la canzone gli diceva: ti do 100.000 lire o 200.000 lire, dammi il pezzo, perché lui poi aveva tutti i suoi giri, era ben voluto, era simpatico, insomma era un po' strano, insomma, vedeva le cose come dovevano essere fatte, però ai tempi andava bene anche quello, no? E in quei giorni, lui lavorava lì da anni, Alberto Contini, era da Lombardoni e si occupava un po', faceva un po' di tutto, diciamo. E in quel periodo faceva anche il tour manager dei Black Box, perché nel frattempo, anche se tutti ce l'avevano un po' o ce l'hanno ancora quando parlano di Lombardoni, Lombardoni anche quello è l'unico che ha comprato Black Box. Ride on Time non lo voleva nessuno, i ragazzi di Reggio, che conosco molto bene, mi hanno detto: ce l'ha comprato lui. Per cui si è trovato un successo enorme Lombardoni e dice: te Contini, che sei stato tantissimo in America, hai fatto gli stage là e tutto il resto, sai cosa c'è? Tu adesso devi fare il tour manager dei Black Box. Per cui lì, in quel periodo, faceva quello. Questi tre giapponesi escono dalla porta di Lombardoni, che erano stati ricevuti da Severo e da Lanna. E Severo esce dalla porta e gli dice con Contini: speriamo che i giapponesi non sentano. No, sicuramente no. Portami via sti tre sfigati, cioè, che io veramente non ne posso più, non ho capito cosa vogliono, ma io a loro non do niente. Anche perché dice: io in Giappone do già la roba alla King, quella poca roba che mi chiedono, per cui dice: io cosa ne so che questo dice, mi è venuto a dire che nel 2000 saranno quotati in borsa, ma li hai visti? Allora Contini gli dice: vabbè, te li porto via io, e li porta a bere un caffè. Loro erano abbastanza abbacchiati, insomma, anche perché era un bel po' di giorni, no, che giravano, no, per queste etichette, si sono visti chiudere le porte in faccia, ma forse perché la mentalità era anche un po', cioè in Italia la mentalità nell'ambito, nel settore della musica, è totalmente diversa rispetto a quello che è l'America e il Giappone, che è il secondo mercato, no? Dopo, no, forse il terzo, dopo l'Inghilterra. E Contini li porta a bere un caffè e gli dice: ma allora, dice, io conosco una persona che è già stata in Giappone, che si chiama Aleph, e il ragazzo laureato gli dice: sì, io sono un grande fan, e a me piace molto, mi piace da morire, e mi piacerebbe anche avere delle cose sue. Allora dice: guardate, visto che non avete nulla da perdere, se volete, so che lui fa delle canzoni, fa delle cose a tempo perso, e io, se volete, ve le faccio, cioè vi faccio incontrare lui, facciamo una chiacchiera e vi faccio avere il materiale.
loro si sono guardati in faccia e gli hanno detto: vabbè, non abbiamo niente da perdere, va bene, mandateci del materiale. Contini chiama Giancarlo e gli dice: guarda, sono venuti questi tre, cosa dici? Tanto dice farlo per uno, farlo per l'altro, Lombardoni li ha mandati via, se vuoi, mi ha detto, io mi prendo la briga di seguirti, no, per i contratti, per l'inglese, perché poi non sapevamo l'inglese, cioè arrivavamo proprio dalla campagna, dai, proprio terra terra. No, non ho niente contro chi arriva dalla campagna, per carità, però erano mondi molto lontani da noi, che vivevamo nella bassa, certo, mondi diversi. E per cui abbiamo la cosa è nata in questo modo. E io quello che il Tom Yoda aveva pronosticato si è avverato, magari non nel 2000 sono stati quotati in borsa, ma nel 99 o nel 2001 da proprio lui è una persona, come si dice qua da noi, che quando ti guarda sa di che colore hai le mutande, non so se siete da voi. Per cui cosa succede? Che noi iniziamo con loro, compilation a manetta tutti i mesi, per cui tutti i mesi 10-15 canzoni tutte di Giancarlo, per cui a correre a trovare i cantanti, perché cioè, non è che potevamo trovare 15 artisti diversi ogni mese, per cui ci arrabattavamo un po', per cui io facevo Domino, ma facevo, che ne so, Mirka, facevo, adesso non mi vengono i nomi, insomma, però poi avevamo altre tre o quattro persone che venivano a cantare, maschi, femmine, insomma, ci inventavamo un po' quello. Dopo i cantanti che giravano erano 10, gli artisti erano 40, sì, no? Come si faceva? Sì, certo. E bisognava alzarsi e fare tipo buloni, chiodi, qualsiasi cosa, anche se non avevi l'ispirazione. Per cui dice uno: la musica la fa, mi devo alzare, mi deve venire l'ispirazione. Oggi l'ispirazione non ce l'ho, cioè lì bisognava fare, cioè fare, allora. Fare. Mattina alle 6 diventava una catena di montaggio. Nel frattempo loro crescono, per cui avevano questo ufficio nella periferia di Tokyo. Dopo 2 anni si spostano un po' vicino al centro, vabbè, dopo negli anni, insomma, sempre più in centro, sempre di più, sempre di più, sempre più grandi. Per cui dai 3, loro erano partiti in 3, sono passati a 800 persone quotate in borsa, per cui insomma, voglio dire... Dopo 2 o 3 anni, quando loro cominciano a muovere un po', quando cominciano a fare movimento, nel frattempo, visto che c'erano loro, la King, che era quella che deteneva un po' il monopolio della musica Eurobeat in Giappone, chiude o sparisce adesso, diventa... E il Lombardoni, il Maiolini, le altre etichette alle quali che avevano chiuso la porta in faccia, ad Avex, cominciano a bussare e senti, guarda che se mi ricordo di te, sei venuto 3-4 anni fa, ti vorrei dare delle cose. E loro, che non dicono no, perché nella loro cultura il no non esiste, spiegavano che avevano bisogno di tempo, per cui li hanno lasciati un po' friggere per 6 mesi, un anno. Dopodiché hanno cominciato a prendere cose anche da altre etichette, per cui Time Records, Disco Magic, Saifam, eccetera. Poi dopo, insomma, negli anni si è evoluta la cosa. Diciamo che Avex è stata creata con ABC, per cui Rogers e Contini, io c'ero, ma insomma, ero di supporto morale, e Yoda, Matsura e DJ Dino, io lo chiamavo. Per cui Avex è nato in questo modo, e Yoda ha sempre detto, come è nella loro cultura, ci toglieremo il riso dalla bocca per poter dividerlo con voi o darlo a voi, visto che voi siete una delle pietre che hanno permesso di costruire il grande grattacielo di Avex. Per cui noi siamo ancora lì, certo.
il mercato è molto cambiato, per cui c'è poco spazio, non ci sono più i numeri di una volta, però noi siamo ancora lì. Complimenti. Ed è una storia, secondo me, bellissima, no? Perché Straordinaria, io tutte le straordinaria. volte che ci penso è veramente è straordinaria. Però se Contini non avesse portato a bere il caffè questi tre e gli avesse detto, guarda, conosco una persona, perché anche lì Contini è stato prontissimo, no? Perché dice, vabbè, quasi quasi, io ci provo, no? Ci ha provato. Sì, sono i casi della vita, le situazioni che si creano Per e è cui andata bene. è nata così, è andata molto bene. Dopo lì ho dovuto cambiare completamente il mio modo di cantare, per cui cantavo con la vocina piccolina così, perché i primi pezzi che cantavano non facevano il successo giusto, perché avevo la voce un po' troppo grossa, però servivo lo stesso, perché comunque facendo, loro avevano bisogno di tanti brani ogni mese, per cui non è che eravamo, cioè sì, io ero a disposizione perché praticamente vivevo in studio, ormai vivevo anche con Giancarlo, e per cui ero lì, qualsiasi cosa ci fosse bisogno, in una stretta io cantavo e facevo. Prendevano anche quelle cose che cantavano e che non andavano bene per riempire, diciamo, un po' le compilation. Però negli anni proprio mi sono affinata, poi dopo ho cominciato a studiare le lingue come si deve, l'inglese, vabbè, ho imparato dai giapponesi, per cui immagina come lo parlo, però insomma almeno lo capisco. Poi ho iniziato a cantare anche in giapponese, e anche se non capisco quello che dico, ma una ragazza bravissima giapponese che si chiama Akiko Kozato, che è quella che mi fa tutti i testi e che quando canto mi segue. E mi dice così va bene, così non va bene. Io però, siccome a me piace molto ascoltare le persone, e ho probabilmente questa dote che riesco a riprodurre pari pari i suoni delle lingue straniere. Per cui io quando la prima canzone che ho cantato in giapponese, che è stata spedita senza dire che ero io a cantare in giapponese, tutti chiedevano chi era che cantava questa canzone. Per cui, insomma, la pronuncia era veramente perfetta, senza sapere quello che dicevo, perché adesso un po' di parole le so, un po' di frasi riesco a dirle, ma all'inizio era proprio una sfida, è stata una sfida. E per cui niente, per cui diverse cose in giapponese ho cantato, il resto delle produzioni sempre tutte in inglese. Facci Vabbè, vedere qualche disco, insomma. facci vedere qualche copertina. No, eh. Allora, vabbè, questa sì, ve l'ho fatta vedere, qua ero veramente piccola. Apro chiudo una parentesi su questo, anche quando sono andata a fare il servizio fotografico dal fotografo l'ho fatto diventare matto perché mi vergognavo, che tra mille foto che abbiamo fatto, questa è l'unica che è saltata fuori decente. Vabbè, insomma, avevo fatto. A testa bassa. No, no, mi ha fatto tenere su, me lo doveva dire in continuazione di tenere sulla faccia. Allora, qui abbiamo. Ah sì, poi avevamo fatto, prima dei giapponesi avevamo fatto delle cose anche con Tony Verona, con la Flea, per cui io ero anche Linda Martin. Linda Martin, flashback, che forse se lo risento mi ricordo com'è. Linda E Martin. Linda Martin, questo era proprio dance. Anche questo, Belle and Blue, Magic. Love is so magic, era questa me la ricordi, me la ricordo. alla bianca. Poi, ecco, questo qui è quello che mi piace da morire perché avevamo proprio studiato per farlo. Questo è Gimme Five. E l'avevamo fatto con un rapper americano simpaticissimo, Fausto Guio, o Ghio, non mi ricordo come si pronuncia, che poi dopo lui ha seguito Andrea Leonardi, Brett Sinclair, e si è specializzato in pezzi techno house. Questo Gimme Five. Avevamo studiato, eh? Ci avevamo pensato bene anche per il testo, perché i nostri testi sono sempre I love you, I want you,
Fire, give me fire, Sì, capito? c'è, diciamo, molta fantasia. Esatto. Questo invece è il primo che ho cantato in giapponese, che è Spinning Like a Top. Questo nasce perché Federico, mio figlio, era piccolo, era molto piccolo, e aveva un gioco che gli permetteva di imparare l'inglese da piccolo. Visto che io e suo padre erano dei sommari che l'abbiamo imparato tardissimo, lui invece l'abbiamo fatto imparare. Abbiamo fatto in modo che, insomma, che lo imparasse fin da piccolo. E aveva questo gioco dove c'era la trottola, no? Che era top, e su queste foto c'erano le frasi spinning like a top, eccetera, eccetera. Poi abbiamo preso il titolo da lì e abbiamo fatto questo. Comunque, non ero così, io non ero così neanche ai tempi, eh? Cioè, qua è molto ritoccata perché, per esempio, mi ha fatto gli occhi azzurri e io ho gli occhi ce li ho verdi, grigio-verdi. Per esempio, ecco il ritocco, però non male, dai, non Non male, bellissima male, una copertina. ragazza, eh? Certo, bellissima copertina. Sì, queste invece sono molto più io, anche questo è un pezzo, è Play with the Numbers, anche questo qui è un pezzo cantato in giapponese e anche questo preso come ispirazione da un gioco di Federico. Anche questo, infatti, Play with the Numbers. Ah, Play with the Numbers, però c'era il doppio perché c'era anche Wow Wow Wow, che era dove le chitarre erano state fatte da Jennifer Batten, chitarrista di Michael Jackson, che ogni tanto veniva a trovarsi perché era amica di Contini e le facevamo fare qualche parte di chitarra. Vabbè, abbiamo fatto anche delle serate molto importanti in Giappone con lei. Ti ricordi il ritornello? Di Play with the Numbers? Eh? Sì, eh. Play with the Numbers, Ichi ni no sunshine, Natsu no izashi no nabushi inaka. Play with the Numbers, Go your son to be free, Watashi rachi sawo da iji ni shitai. Io me le ricordo tutte le mie canzoni, anche perché dovevo cantarle Fantastica. 150 volte, poi in più 1000 cori sopra, per cui Fantastica sei. non tutte, ma tante me le ricordo. Allora, questa, adesso vi racconto un aneddoto. Beh, allora, il fotografo di tutte queste copertine, tranne Fever, quella la prima, no, che è stata fatta con, è Maurizio Montani, un ragazzo favoloso, bravissimo, lui, la moglie, i figli di Verola Vecchia o Verola Nuova, non lo so, comunque provincia di Brescia, bravissimo, ecco, voglio dirlo perché lo merita. Allora, qui io ero incinta al quarto mese di Federico, Hot Confession, forse è il primo. Vediamo che 8-bit è. Forse il primo. No, no, beh, 8-bit 1033 è questo, del catalogo ABC. Ed ero incinta di 4 mesi di Federico. Avevo questa faccia perché avevo appena cioè avevo mangiato perché il fotografo e la moglie, che avevano 4 figli già, mi obbligavano a mangiare, mi hanno fatto mangiare, poi io ho guardato lei e ho detto devo andare in bagno. Mentre ho detto vado in bagno, mentre le dissi vado in bagno, ho combinato un disastro. E lei, poveretta, è stata lì a raccogliere, a pulire, e io ero disperata, mi veniva da piangere perché, come al solito, ancora ero nella fase della vergogna più profonda e non volevo, cioè, creare disagio alle persone, per cui ho chiesto scusa 200 volte, per cui mi hanno lavata, ritruccata, non avevo la faccia felicissima perché non stavo ancora molto bene, ma però ce l'ho messa tutta, ecco, per non far perdere tempo al fotografo, ne avevamo perso già abbastanza. Qui Ma la rientriamo. foto Quattro, è venuta foto bene, bellissima. Sì, se no era possibile. Sì, dopo sì, è venuta bene. fantastica. Comunque il titolo Confessioni hot, calde, Confessioni, confessione. no, non mi ricordo neanche il testo, ma penso che fosse stato buttato giù così perché avevamo fretta.
L'importante è che facesse rima. Ecco. Ecco, una cosa bellissima che posso dire è che è un lavoro che è un lavoro divertente, cioè ci siamo sempre divertiti veramente tanto. Cioè, trovavamo sempre il modo di divertirci, ecco, anche con tutto il team di lavoro, Sandro Oliva, poi dopo con la Elena Gobbi, con la quale ho cantato veramente un'infinità di canzoni, lì proprio era il divertimento puro quando facevamo Go Go Girls, quando Groove Twins, insomma, quando facevamo i gruppi, proprio eravamo veramente in simbiosi. E poi... Ah. E tu c'ho un tesoro, ogni tanto esce. No, no, che poi ho anche poca roba perché tanta è un po' dei miei, un po' sì, è rimasto. Va bene, va bene. Allora, questo è Robby Benvenuto. Questo ce l'ho, Gringo. Gringo, my name is only Gringo, everywhere I go. Ecco, allora io penso di aver fatto 3 o 4 cori qua, ancora proprio i primi tempi, perché poi ci mandavano, queste persone ce le mandava forse Lombardoni, no, forse Publishing, Saifam Lombardoni, per cui loro venivano a cantare da Giancarlo, poi passavano nelle mani di Laurent Gelmetti, a Factory Sound Studio, e poi dopo venivano pubblicate da Lombardoni. Ma c'è anche la foto di Robby. Chiedo scusa. Bello, fantastico. Queste me le ricordo, proprio le mie, i miei pezzi. Qui cosa ti dico? Ah, questo è l'ABC 1001, Norma Sheffield. Proprio la prima canzone del catalogo ABC. Vediamo, non mi ricordo come si chiama il pezzo. Ah. And time at the time, your body lies. Però non ero io che cantavo, era proprio Norma Sheffield che ancora fa pezzi ed era proprio lei che cantava. Questa comunque, per fare il pettegolezzo, è la sorella, la bellissima sorella. Bella, carina, intelligente, simpatica, io la amo, li adoro, i Contini di Alberto Contini. Ciao Franci, troppo bellina. Che chicca ragazzi, che chicca. Sì, sì, proprio qui. Basta, cosa... Rimango affascinato. Vediamo questo. Ah, allora, prima di Hot Confession c'era l'8 Beat 1017, che ve lo faccio vedere pochissimo perché la foto fa schifo, cioè nel senso non mi è mai piaciuta, che è questa. Fall in love. You never can you say no more. Ten... No, questo è Fever. Allora, Fall in love non me la ricordo. Fever era, you never can you say no more, tell me a fever can last your word, tell me again. Che lì c'era un testo che se lo andiamo a vedere, era proprio parole buttate lì. Fall in love non me la ricordo. Che spettacolo. Ho un vuoto. Ma allora continuo a parlare io, dimmi tu se vuoi sapere. No, no, io rimango affascinato, allora, vai avanti, vai avanti, tu hai tesori da far vedere lì, aneddoti, vai, vai, tranquilla. Allora, vabbè, questo è Fly to Me, per esempio, adesso faccio un po' di spettegolessuale. Anche questo è stato un grande successo. Aleph. Vediamolo, l'anno penso 88, 87. Un disco ring. Questo sì, sì, questo disco ring. Questi erano i miei due compaesani, uno è Bellini, Donato, e l'altro è quello che poi è diventato il cognato di Giancarlo, perché ha sposato la sorella, è Marco Manzi. Infatti i pezzi erano firmati Manzi Bellini, sempre, e Farina, ovviamente, perché... Farina entrava dappertutto, giustamente, insomma, era lui il produttore. Bello. Poi ho fatto una parentesi con DJ Cerla anche. Sì. DJ Cerla. E ho cantato un pezzo
da discoteca, non so nemmeno come definirlo, sì. Però anche lì mi sono divertita da morire perché poi ho fatto, insomma, ho fatto delle cose diverse, no? Perché cioè, poi io ho cantato. Questo è techno house. Questo è techno house. Io con la Eurobeat ho cantato, non da solista, da solista ne avrò cantati, non so, forse 1000, però tutti i pezzi che uscivano da solista, non come domino, no? Col mio nome d'arte. Però quasi tutti i cori, visto che io vivevo dentro allo studio, di tutti i pezzi li facevo io. Quelli che cantava Giancarlo, quelli che cantava Thomas Marin, per cui perché tante persone venivano, cantavano, però poi magari avevano fretta oppure ci mettevano un'infinità a fare i cori, per cui cantavano, diciamo, la traccia principale doppiata e poi i cori io li facevo durante la settimana su Thomas, su chi poi arrivava, e io ero quella dei cori. E per cui, insomma, a un certo punto ero un po' ribelle, sono diventata ribelle da quella che stava sempre così col microfono. Allora ho cominciato a sbattere i pugni sul tavolo e dire: io voglio cantare, voglio fare la roba da discoteca. E tutti, oh, ci risiamo, si è svegliata con delle altre cose. Poi un giorno, attraverso Limoni e Semplici, dei Black Box, ho conosciuto Gabriele, DJ alias DJ Cerla, mi ha detto: dai, facciamo questa canzone insieme, così. Ed era It's Saturday Night, che se non ricordo male fa Saturday Night. Ecco, qui per esempio non mi ricordo il testo, ma perché ho fatto veloce a cantarla e non ho dovuto fare i cori. Hey, hey, DJ Concho, e ho fatto una bellissima serata, mi ricorderò sempre, a in Spagna, sul lungomare, dove c'erano centinaia di persone ammassate. Sul lungo lago c'erano diversi DJ importantissimi, c'era anche lui e c'ero anch'io con lui. E la cosa divertente è stata, per loro, quando io vado in Giappone, che andavo in Giappone, che facevo le serate, le discoteche aprivano alle 6:30, 7 del pomeriggio. Per cui le serate nostre nelle discoteche iniziavano alle 8. Cioè il concerto, diciamo, di Domino, di Dave Rogers e degli altri artisti Eurobeat iniziava alle 9 di sera, ecco, capito? E per cui noi a mezzanotte avevamo già mangiato, eravamo già a letto, proprio così. Con DJ Cerla, caspita, non mi ricordo più dove eravamo andati in Spagna, comunque un posto sul mare. Lui mi ha fatto due serate, una sul lungomare e un'altra in una discoteca. E mi ricordo che la sera della discoteca doveva salire sul palco alle 3 di notte. E quando lui me l'ha detto, io ho detto: ma tu vorrai scherzare? Io quando vado in Giappone faccio le serate alle 9, alle 10:30, 11, mangio e poi vado a letto. Lui mi ha detto: no, mi ha detto, qui non sei in Giappone, qua i ritmi sono molto più avanti. Per cui anche a me è successo, come è successo alla Cristiana, di vestirmi, truccarmi, stare nel camerino coricata su una brandina, dormire e poi farmi svegliare quando era il momento, insomma, un'oretta prima, perché ho dovuto scaldarmi un attimo. Certo, certo. È stato divertente da morire. Poi DJ Cerla è simpatico tanto, poi bravo, bravo. Ma il rapporto tuo con i fan, esempio in Giappone? Allora, beh, io li amo. Li amo perché sono poi persone, in Giappone sono persone che arrivano col disco così. Ti guardano, non si avvicinano, rispettosi, e poi fanno così, come per dire: io ce l'ho, me lo firmi, posso, cioè non ti assalgono, ecco, perché sono molto rispettosi, no?
tant'è che anche tra di loro non si toccano, insomma, vabbè, insomma, sono completamente diversi da noi come cultura. Per cui ero io che li chiamavo e tutti, e dovevo star lì 10 minuti a spiegare che potevano venirmi vicino, no? Per fare. Poi a me piace, no? Il contatto fisico, insomma, il sì, certo, qua, certo. Poi cristiano. E no, no, io sì, sì, no, io li adoro, cioè per me, anche perché senza di loro non saremmo diventati praticamente niente, per cui è un rispetto molto grosso che ho per queste, per le persone che seguono la mia musica e che mi amano, insomma, perché poi alla fine io ho avuto delle manifestazioni d'affetto che penso di non aver mai provato, cioè mai nella mia vita, perché poi la soddisfazione è che quando tu vai in sala di registrazione e canti, dici: io canto per delle persone che aspettano me, aspettano la mia voce, aspettano il mio modo di fare, no? E secondo me è una cosa che ti riempie questa, cioè perlomeno io sono così, certo. E per cui no, il contatto col fan assolutamente, però anche diciamo il tour manager della situazione in Giappone, anche lì è sempre molto, no, tu non devi farlo, tu devi cercare un attimino di fare la star, ma c'è chi nasce star, quello c'è chi nasce star e lo fa anche bene. E chi nasce come sono nata io e come è nata la Cucchi, che siamo terra terra, vorremmo avere tutte le persone che ci vengono vicine, amiche, abbracciarle, perché siamo così. E poi se non siamo. Ricordi stati, quando Cristiana ha detto che praticamente è andata a mangiare a casa? No, quella ho riso da morire, perché no, a me non è mai successo. A me non è mai successo. Dopo c'è anche da dire che probabilmente in Sud America hanno anche un altro modo di porsi, cioè una cultura totalmente diversa e che forse si avvicina molto alla nostra, no? In Giappone invece è sempre molto, no? Per favore, posso chiederti l'autografo o la fotografia, ma sei sicuro che io posso fare la fotografia con te? Perché sai, io sono niente, tu sei domino, dai andiamo a fare la foto, facciamo quello che vuoi. È solo che i nostri tour manager giapponesi non volevano, per cui a volte a me è capitato non di andare a mangiare a casa di queste persone, però mi facevo accompagnare in hotel. Buonanotte, loro stanno lì fin tanto che tu entri in camera, tu aspetti, guardi dalla finestra che loro vadano con le loro macchine blindate e poi chiami magari quei 10-15 ragazzi e fai serata o bevi qualcosa insieme a loro. Quella l'ho fatta perché meritava e poi io mi diverto da morire senza che i giapponesi lo sapessero. Che poi quando è arrivata qualche voce, cioè loro volevano un distacco dall'artista al, diciamo, all'appassionato, al pubblico, volevano un distacco, perché per loro, diciamo, anche a me in Giappone mi venivano a prendere con la limousine o con l'autobus privato dove avevo tutto il vendito, cioè io arrivavo, dicevo, ma veramente questo è tutto per me? Perché, cioè, nel senso che poi lo faccio volentieri, è una cosa che mi diverte fare, mi fa piacere questa cosa, però c'era molto distacco per come sono io e loro hanno proprio la concezione un po' come gli americani, no? Che per loro è proprio un lavoro, cioè è un lavoro serio. Noi invece probabilmente qui l'artista, anche chi lo fa, cioè lo sa che è un lavoro artistico, per cui vieni visto in un certo modo, ecco, se non sei il Vasco Rossi della situazione, l'Eros, la super grande, la Pausini, ecco, che è conosciuta in tutto il mondo, insomma. Gli altri sono tutti un po', tant'è che io i primi anni mi ricordo che le prime volte che mi chiedevano che lavoro fai, io dicevo ma io lavoro per il Giappone, faccio la musica e così, e mi dicevano sì, ma di primo lavoro cosa fai?
E io dicevo, ma la musica, cioè, anche perché io entravo in studio alle 7 della mattina con Giancarlo, che era già lì dalle 6, e uscivamo alle 2, alle 3 di notte in base ai progetti, alle cose che dovevamo fare, perché oltre a fare la Eurobeat, Avex aveva iniziato a darci dei prodotti pop giapponesi da rifare in versione Eurobeat. Ma cosa significa? Prendere in mano un pezzo pop giapponese non è come prendere in mano un pezzo fatto in Inghilterra o in Europa, che bene o male riesci, no, a capire com'è. È praticamente tutta un'altra cosa, per cui cantato in giapponese, armonie completamente diverse da quelle che si è abituati ad ascoltare, perché era un lavoro, è stato un lavoro immane anche quando noi dovevamo fare le cover, di grande soddisfazione, perché di grande soddisfazione, ma un lavoro veramente di testa e di impegno. Su Giancarlo non si può dire niente, perché ha sempre avuto una gran voglia di lavorare, e poi una persona che quando inizia una cosa la deve finire, e ha sempre avuto una grande passione per questo. Certo, certo. E per cui io uscivo magari all'1 di notte, Giancarlo alle 3, e alla mattina alle 6 era ancora lì, per cui era un lavoro veramente a tempo pieno. E dopo mi sono stufata, perché quando mi chiedevano che lavoro fai, la segretaria. Ecco, ho smesso di dire che facevo musica, ho smesso. A tiro di Alessandra, poi mi risulta, nel 2003 fondi l'etichetta di Style. No, quella era una cosa che avremmo voluto fare, mentre invece abbiamo creato e fondato la Gogo's Music. Con Sandro Oliva, esatto. Okay. Gogo's Music, perché poi insomma negli anni sono successe insomma tante cose, per cui ci siamo divisi con Giancarlo con il lavoro, per cui lui, Giancarlo, ha proseguito con ABC, e io e Sandro, che ha sempre collaborato anche lui con Giancarlo, poi insomma i tempi erano anche cambiati, c'era anche meno da fare, abbiamo deciso di fondare la Gogo's Music. È 2006, mi sembra. 2006 circa, sì. E sempre con editore Contini. Ok. E abbiamo fatto diverse cose. Poi dopo, per una 8-9 anni, ecco, abbiamo fatto questa cosa, forse anche di più. Poi anche lì sono subentrati un po' di problemi a livello familiare, per cui non avevamo più tempo né io né lui, ed è andata un po'... L'etichetta c'è ancora, ma non va più, cioè nel senso che nessuno fa più. No, l'etichetta non c'è più, cosa dico? Non lo so, lo sai te. Io ti ascolto. Abbiamo chiuso. Poi nel frattempo ha preso a fare musica Eurobeat anche mio figlio, lui è un artista fatto e finito, perché lui, al contrario di me e suo padre, che ci siamo inventati un lavoro e non eravamo musicisti, perché è vero, io avevo la passione per il canto, ma non sono mai andata a scuola di canto, per cui tutto quello che ho e che riesco a fare lo faccio perché di natura sono nata così, intonata, ecco, diciamo. E poi hai una bellissima voce, comunque. Eh? Hai una bellissima voce. Ah, sì, mi sono affinata, certo, negli anni, mi sono affinata, ecco, certo. Sì, se la gente mi volesse ascoltare anche a fare delle cose diverse, capirebbe che ho una voce ancora più bella, perché sai, la Eurobeat comunque è sempre un po' fatta molto elettronica, molti cori, molta... però... Vabbè, insomma, adesso però sono passati tanti anni. Però è talmente veloce, tante volte non si apprezza neanche il cantato. Esatto, esatto. E parlavi di tuo figlio. Mio figlio, che lui suona, lui è invece musicista, per cui suona batteria, chitarra, basso, canta, cioè lui è un artista. Infatti lui è uno di quelli fatti e finiti che, se non ha l'ispirazione, le cose non le fa. No, sto scherzando, è bravissimo. Allora, fino a qualche anno fa era così. Adesso che comincia a avere delle soddisfazioni personali, allora fa anche se l'ispirazione non ce l'ha.
Ed è bravissimo perché, vabbè, è giovane, poi è nato nella generazione proprio quella giusta, no? Per fare anche poi la Eurobeat, perché la Eurobeat è fatta tutta con il computer, no? Le tastiere, eccetera, eccetera. E siccome ha lo stesso carattere del padre, ogni tanto si scazzano, se si può dire, e per cui hanno dei momenti di stasi in cui magari i pezzi li fa solo suo padre e lui non li fa. Poi dopo si rincontrano, fanno un po' la pace e allora riprendono e fanno produzione insieme. E insieme sono veramente una forza. Ecco, Bene. un po' due testoni, ecco, vabbè. Io per tenerli uniti ogni tanto vado a fare qualche turno di voce, vado a fare qualche coro, canto qualche pezzo, mi hanno fatto cantare la cover di Hang Up di Madonna che mi è piaciuta moltissimo. Bella, poi il video l'ha fatto Federico, insomma mi hanno fatto un po' così in casa, però bene, bene. Ci racconti brevemente questo parco di divertimenti di Disneyland Tokyo, questo award che ti hanno dato? Allora, nel 2001, se non ricordo male, no, nel 2000 Avex acquisisce i diritti per la distribuzione dei brani Disney in Giappone Sì. e siccome la Eurobeat andava molto forte, decide di farci fare tutte le canzoni più famose della Disney, dei cartoni animati Disney, in versione Eurobeat. E lì ci siamo divertiti come Incredibile. pazzi, pazzi. Poi il pezzo clou era Mickey Mouse Mars, la Mars di Topolino. MICKY, rifatta in versione Eurobeat. E con questo, che poi sono usciti nello stesso momento in cui è uscito e ha avuto un grande successo Night of Fire, per cui se non ricordo male nel 99 l'award lo prende Night of Fire, nel 2000 l'award lo prende Domino con la Marcia di Topolino, perché veramente aveva venduto di tutto e di più. Per cui c'è il video che gira su YouTube della premiazione e ovviamente io arrabbiatissima con questa faccia dietro Giancarlo, perché insomma le donne in Giappone sono considerate poco. E per cui in mano la statuetta l'ha dovuta prendere Pasquì, l'ha dovuta, lui l'ha presa volentieri, però io proprio si vede da dietro, no, che faccio una faccia, dire, ma caspita, una volta che lo danno a me, anche perché lui ne aveva già presi due, no, negli anni precedenti, io era il mio, ma siccome lui era il produttore, perché in qualche modo devono giustificare che sia un maschio che ritiri sta statua, Vabbè, dai. no, si vede la mia faccia proprio tirata dietro, no? È Con il così, dai. sorridere, intanto che lui riceve questo award, è stata una soddisfazione grossa. Allora, poi il Mister Yoda, che lui aveva una classe infinita, ci ha portati alla parata Disneyland, dove poi c'erano tutti i personaggi che ballavano Topolino, a Tokyo Disneyland. E mi hanno regalato, mi hanno omaggiato di questo orologio fatto apposta per me. Questo era fatto per Domino, però non c'è scritto. Vabbè. Questo e poi anche una scatola di cerini, cerini o fiammiferi, non so come si dice. Ah, una scatola di cerini. I cerini che, no, perché ho tirato fuori la scatola dei ricordi, quelli Ah. più importanti. Articoli su giornali della provincia di Mantova, questa. E così almeno chi mi trovava al bar poi ha capito perché, che tipo di lavoro facevo, e che poi non hanno capito niente lo stesso. Ah, questo era il Beat Freak, che era il giornaletto che usciva prodotto sempre da Avex, con su tutti gli artisti del momento, cioè il Domino, però ecco,
L'articolo non riesco a tradurvelo. È scritto in giapponese. Dove c'erano anche tutte le classifiche generali, vabbè, a parte Billboard, che su Billboard ci siamo stati veramente per anni, anche con Try Me di Lolita, e su Billboard noi eravamo sempre ai primi posti, e al 10º, 13º posto c'era Madonna, c'era tutti gli altri, ecco. Noi eravamo... Adesso ti racconto... Che emozioni, Ti racconto un aneddoto con i Dead or Alive. Ah. Abbiamo fatto una serata dove c'erano anche loro e ci hanno messi nel camerino insieme a loro. Non ti dico lui il cantante, poveraccio, adesso non c'è più, la pagliacciata che ha fatto, perché non voleva, giustamente, sai, noi andava bene in qualsiasi cosa, anche se eravamo già molto famosi. Ma lui proprio non voleva assolutamente stare con noi. È solo che noi non avevamo capito subito, no, che lui era un po'... Perché abbiamo detto, vabbè, se è un professionista capirà che anche noi siamo dei professionisti. Qui, ovviamente, lui era famoso in tutto il mondo, noi solo lì. Per cui non è che... Insomma, per cui ci siamo avvicinati e gli abbiamo chiesto se potevamo fare una foto e... ci poteva fare l'autografo, non ce l'ha fatto. No, veramente? Non ci ha fatto neanche la foto insieme a noi. È uscito, si è chiuso nel bagno, non è più uscito fin tanto che l'ha chiamato a fare la serata. Noi ci eravamo rimasti malissimo. Sono rimasto malevola io, immagino voi. Io ho anche cantato a You Spin Me Round, Round, Baby, Round, Round. Questo mi guardava come prima, chi è sta sfiga, ma da dove vieni, ma chi sei, no? Io ero lì e dicevo, ti prego, l'autografo, la foto. Incredibile. Stavo guardando, se non trovo più i fiammiferi, pensavo di averli messi qua, invece non ce li ho. Perché? Niente, se li trovo te li mando. Dai, sì, va bene. Alessandra, per chiudere, visto che siamo quasi alla fine del tempo. Sì. Ti volevo dire, ma il tuo ricordo più bello che mette al primo posto? Allora, il ricordo più bello che metto al primo posto è la nascita di Federico, quello lo devo dire, perché io ho voluto con tutte le mie forze questo ragazzo, volevo che fosse un maschio, volevo che diventasse un musicista, volevo che fosse un po' strano come lui è, ed mi è riuscito così. Alla perfezione. Esatto, no, perfezione no, perché no, c'è il senso di quello che volevi, però era quello che io volevo. Volevi? Ecco. E nell'ambito musicale, diciamo che la soddisfazione più grossa è stata guardarmi indietro e dire: hai visto che adesso canto con la luce accesa e vado a fare i miei salti in Giappone con i codini davanti a un sacco di persone. Quindi la tua crescita personale. La mia crescita personale, ma non per fare invidia, cioè proprio per me stessa, siccome ero molto insicura, ero molto... ma mi sentivo sempre fuori luogo, no? Quando ero giovane, perché probabilmente vedevo sempre il bello negli altri e non in me, cioè non riuscivo a sviluppare le mie potenzialità. L'ho visto molto bene. Ecco, vedi, la grande soddisfazione che ho avuto è stata veramente dire: ah, ma allora non sono una somara, cioè allora anch'io ho dei pro e non solo dei contro, e quello è stato proprio, mi si è aperto il mondo. E poi no, un'altra soddisfazione grossissima, davanti a 50.000 persone al Tokyo Dome nel 1994, Avex Rave con Bananarama, Prodigy e Domino e Enerly Gordon, che facevano King and Queen, e sul palco con noi c'era Jennifer Batten, che ci faceva da chitarrista. Quella è stata una cosa bello. Una cosa, io mai non usciva la voce, meno male che c'era Enerly, grazie Enerly che cantava, perché è stata... Ah, l'aneddoto simpatico, poi chiudiamo, non volevo parlare perché mi vergognavo, no, oggi, perché ho detto, facciamo presto. Sì, certo. Te la devo raccontare,
quando abbiamo fatto il Tokyo Dome davanti a 50.000 persone, prima di noi, su questo palco immenso, suonavano i Prodigy. In Italia, in Europa non erano ancora arrivati, forse in Inghilterra, ma facevano parte di una nicchia molto piccola di ascoltatori. E, per cui facevano salire sul palco le persone, cioè gli artisti, dietro le quinte, tu dovevi essere già pronto, perché quando poi loro scendevano, andavi su quando loro cantavano l'ultimo pezzo. E io e Enerly ci siamo guardati in faccia e mi ha detto: senti, ma sta roba qua, ma solo i giapponesi la possono ascoltare. Caspita, dopo 6 mesi sono diventati famosissimi, no? E io dicevo: ma io ero sul palco con loro, no? Con questi pazzi scatenati che cantavano. Vabbè, vabbè. E dopo di noi la Bananarama. Che spettacolo. Fantastiche anche loro. Grazie Alessandra. Massimo, grazie a te. Perché è stata una cavalcata straordinaria di ricordi, di emozioni. Complimenti. Sì. Grazie, grazie infinite, perché a volte mi dimentico, e quando ho l'opportunità di fare queste cose con voi, che siete persone fantastiche, e con te soprattutto, che ho avuto modo di conoscerti, sei una persona veramente stupenda. E io mi rinasco, ecco, perché questa è proprio la mia vita, perché sono nata con queste cose e me la porterò per sempre con me, insomma. Quando... Ecco, una cosa che ti volevo chiedere: ma ci sarà un ritorno di Domino? Può darsi. No, beh, Domino sta continuando a cantare per tenere unito i due produttori, perché sennò non vanno avanti. No, ma in senso proprio, proprio esplicita sì. Sui palco. Domino c'è sempre, ogni tanto poi la chiamano in Giappone, perché Domino è un po', diciamo, la vecchia generazione, ma è quella che tiene a bada la nuova, hai capito? Per cui qualche serata la vado a fare ancora in Giappone, un po' di nicchia, perché il mercato non è più grosso così, però. Vedremo, dai, magari è Domino House, Domino Jazz, Domino... Vedremo. La musica comunque non mi molla. E io non mollo lei. Certo. Dai, Alessandra, salutiamo i nostri ascoltatori. Grazie a tutti, grazie a Massimo, grazie a voi e a chi si sarà divertito ad ascoltare questa intervista. Ringraziate Massimo, perché Massimo ha l'opportunità di farvi conoscere quello che voi non conoscete, perché sfido chiunque in Italia a capire che lavoro faccio e che lavoro fatto, perché tutti mi chiederanno: ma che lavoro fai di primo lavoro? Spero di essere stata abbastanza chiara. Sì, dai, comunque un po' di mistero fa sempre comodo. Esatto, fa sempre bene, esatto. Sì. Ciao Alessandra, grazie. Grazie a tutti. Un bacio e buona serata a tutti. Grazie Alessandra, io vi aspetto tutti alla prossima chiacchierata, non mancate, perché come avete visto, grandi ospiti, tanti aneddoti e tante curiosità. Un grosso abbraccio da Massimo e da Alessandra. Ciao alla prossima, ciao ciao! Ciao a tutti, ciao ciao!
cool. Tell me, baby, what we waiting for?
we want to say thanks to everybody who likes our music. And to receive the second one in 2 years. Thank you very much, Japan. Rising flame, feeling hot in your heart. I got my mind, oh baby, still jumping apart. It's the game you play, blowing girls away. Right into the night, you can explode this fire. You look to me, wild and so free. Baby, come on to me, you look up.